Ritorna l'appuntamento con il Borgo dei Libri a Torrita di Siena, una manifestazione che riveste sia una valenza culturale che aggregativa. Due giorni di eventi che saranno impreziositi dal coinvolgimento delle scuole. Presentata la nuova edizione del premio di Siena Cuore. Il riconoscimento andrà a 18 persone che con coraggio e tempestività hanno permesso di salvare delle vite. La Toscana è stata la prima regione a dotarsi di una legge per rendere obbligatorio il defibrillatore negli impianti sportivi. Inaugurata in consiglio regionale la mostra sui gioielli, che fa parte della Florence Jewelry Week. 11 i pezzi esposti, appartenenti a una delle più importanti collezioni mondiali. Prendere in mano un libro, sentirlo e sfogliarlo. Se c'è un insegnamento che deriva dalle fiere dedicate ai libri, questo può essere collocato nelle prime posizioni. Certo, poi bisogna anche leggerli, ma la magia del contatto è tutto. E a Torrita di Siena, dal 2015, si prodigano per fare in modo che questa lezione non venga mai meno. Tra il 7 e l'8 maggio ritorna l'appuntamento del Borgo dei Libri, un evento che, come ha precisato il Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, racchiude tutte quelle caratteristiche che tengono insieme la Toscana. Giacomo Grazzi, il sindaco di Torrita, si è unito nel ricordare l'importanza della manifestazione, che da quest'anno ritorna in presenza. Viviamo questo evento nel segno di quella che deve essere la Toscana. Arte, bellezza, cultura si tengono insieme. E solo così è possibile continuare ad essere quello che siamo. La Toscana è una terra che per prima ha abolito la pena di morte per la sua capacità di saper anticipare anche i temi culturali più di frontiera. E oggi ritrovarci in un borgo molto bello, vissuto da ragazze e ragazzi, perché è davvero bello sapere che sono coinvolte tutte le scuole, ognuno si sente protagonista di questo evento. Diceva Umberto Eco, chi non legge a 70 anni avrà vissuto una sola vita, la propria. Chi legge avrà vissuto 5.000 anni e sta qui. In tutto questo il segno e il senso di questa iniziativa. Ci saranno eventi culturali, presentazioni di libri e vari concorsi letterari per ragazzi più o meno grandi, quindi si va dalle medie elementari fino alle superiori, e siamo contenti di ritornare finalmente in presenza. L'ottavo anno, che è anche l'ottavo anno in cui io sono sindaco, quindi è un evento, diciamo, inventato dalla mia vecchia giunta e portato avanti da quella nuova, e dopo due anni purtroppo di edizioni online abbiamo fatto la nuova edizione, ovviamente tornando alle vecchie, alle origini. Alla presentazione erano presenti anche il consigliere regionale Elena Rosignoli e la vice sindaca Natascia Volpi, che si sono soffermate sulle caratteristiche dell'appuntamento culturale, centrale anche come punto di riferimento per la formazione di una comunità consapevole. Questo è un evento che è nato nel 2015 nel comune di Torrita di Siena e ha avuto un successo partecipativo non solo di persone ma anche di librerie, di collezionisti di libri antichi che espongono nelle mostre che vengono fatte durante l'evento, ed anche di appassionati. E quest'anno torna in presenza dopo due anni di chiusura, che era comunque stato fatto in versione online per quanto si potesse fare con questi mezzi. Però ecco, l'importanza della carta, del libro, è già stato detto che si coinvolgono molto le scuole, ma non solo. È un evento che cerca di educare gli studenti, i ragazzi alla lettura, ed anche a formarsi un'opinione, perché è quello che poi avviene leggendo in autonomia i libri, avviene la scoperta dei propri gusti letterari, delle proprie opinioni. Insomma, ci cerca di dare un contributo importante anche nella formazione dei cittadini di domani. Insomma, cittadini, si spera, consapevoli.
Si torna dopo 2 anni in presenza, un evento, io ci tengo particolarmente a sottolinearlo, a misura anche di bambino, perché nell'evento sono coinvolte in particolar modo le scuole di Torlita. Tutti i bambini hanno a disposizione un buono libro da consumare durante la manifestazione, e per poter acquistare un libro e poterselo gustare in armonia insieme ai loro compagni. Un evento dove appunto anche le scuole sono protagoniste, insieme anche a tanti altri eventi per adulti. Sono eroi che non indossano né divise né costumi, aiutano gli altri, anzi salvano vite, e lo fanno per spirito di servizio, da non professionisti. A loro, in totale 18 persone, verrà assegnato il 7 maggio il premio annuale di Siena Cuore. Un riconoscimento sarà conferito anche a 8 enti e altre associazioni. Alla presentazione è intervenuto anche il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, che ha ricordato come il personale del Consiglio si è addestrato a certe emergenze. In più, si è soffermato sulla possibilità di contribuire all'acquisto di un defibrillatore per quei piccoli comuni che ne siano sprovvisti. Al suo fianco era presente Yuri Gorelli, presidente di Siena Cuore, che ha ricordato la storia del premio, nato 6 anni fa. È un modo per dire grazie alle tante donne e tanti uomini non specializzati che però si sono voluti formare per aiutare a salvare vite umane. E io ricordo purtroppo un'esperienza vissuta da un amico: era a nuotare in una palestra, in una piscina, e fortunatamente c'era un defibrillatore e fortunatamente c'era un addetto lì dell'impianto che era in grado di saperlo utilizzare. Ha avuto un infarto e è stato proprio grazie all'aiuto del defibrillatore e della capacità da parte dell'operatore di saper intervenire, se oggi è ancora insieme a noi. Lo stesso abbiamo fatto qui in Consiglio regionale. Ci sono 22 tra i nostri dipendenti che sono in grado di riuscire a svolgere questo compito delicato, pur non essendo esperti del settore. Io penso che investire in questo campo sia importante. Il messaggio che oggi vogliamo mandare anche di qui, anche dal Consiglio regionale, ringrazio il Presidente Scaramelli per avermi coinvolto, è proprio questo: prevenzione, formazione, soccorso, e credo che su questo si giochi anche una fetta della Toscana di domani. La nostra associazione 6 anni fa ha avuto questa idea di, proprio nell'ambito della propria attività, che è quella di formare e di informare i cittadini della nostra realtà sull'importanza dell'intervento rapido durante l'arresto cardiaco e utilizzare quando è possibile il defibrillatore. Da lì è nata un po' l'idea anche di premiare in qualche modo chi, nello specifico quei cittadini che normalmente non si occupano di sanità, ma che in caso di necessità si sono dedicati e si sono prodigati a tentare di salvare la vita ad un altro cittadino colpito da arresto cardiaco, magari utilizzando anche il defibrillatore. E da lì la nostra attività, anche supportata in particolare dal vicepresidente Scaramelli, che ha sempre creduto in questa iniziativa, ci ha portato ad avere questo premio a livello regionale, che quest'anno vede anche un altro importante traguardo, che è quello di essere riusciti a raggiungere 18 cittadini toscani che si sono prodigati appunto nel salvare la vita ad altri cittadini, e 8 menzioni speciali che sono l'altra parte del premio. In Palazzo del Pegaso c'era anche Stefano Scaramelli. Il vicepresidente del Consiglio regionale ha annunciato che è allo studio una proposta di legge per rendere obbligatorio l'uso del defibrillatore in tutti i luoghi pubblici dove la Regione Toscana è presente nei territori. È un'iniziativa lodevole che cresce a livello regionale, partita da Siena, dal cuore di Siena, un'iniziativa che appunto, in riferimento al cuore, può salvare la vita delle persone, un utilizzo consapevole dei defibrillatori, di un'esperienza associativa che oggi premia tutti coloro che a livello toscano si sono distinti per un gesto di solidarietà, un gesto di amore verso gli altri, un gesto che può salvare la vita a tante persone. È bello presentare in regione un'iniziativa che ormai è cresciuta, sta diventando importante e dà una spinta a tutti noi per fare meglio, per crescere. Ricordo l'iniziativa legislativa che io guidai in Toscana, prima regione in Italia rispetto
all'obbligo di dotare gli impianti sportivi di defibrillatore e allo studio una proposta di legge che presenteremo in settimana prossima, nell'ambito della quale renderemo obbligatorio, se verrà accolta, questa ipotesi in tutti i luoghi pubblici dove la Regione Toscana è presente nei territori. Quindi da un'iniziativa di volontariato, un'esperienza dove le persone possono dare il contributo, ma dove le istituzioni, in primis la Regione, deve dare il primo esempio, e mi auguro che questa proposta poi venga accolta quanto prima. In mostra i gioielli della regina. Non è una storia di teste coronate, ma lo potrebbe essere, perché i pezzi esposti in Palazzo del Pegaso sono degni delle casate reali, tesori unici, provenienti dalla collezione Bollman, una delle più importanti a livello mondiale, e che rientrano nella Florence Jewelry Week, rassegna itinerante che tra le sedi ha anche la casa del Consiglio regionale. Vi sono collocati una decina di capolavori, sui 28 che compongono l'intera esposizione, tra questi un colbacco interamente realizzato in fili di oro sottilissimi e tessuto a mano dal maestro orafo Giovanni Corvaia. L'appuntamento, in programma fino al 2 maggio, è stato enfatizzato dal presidente dell'Assemblea Toscana, Antonio Mazzeo, sia per la bellezza in sé che come testimonianza di ripartenza. Il curatore e ideatore della Settimana dei Gioielli, Gio Carbone, ha spiegato i vari appuntamenti. La manifestazione ha anche un intento didattico, quello di mettere in dialogo la ricerca contemporanea con la tradizione artigianale della città. È davvero bello, emozionante. Dà l'idea di quella che è la nostra Toscana, saper tenere insieme ricerca, tradizione, innovazione e il gusto del bello. Entrando qui dopo questo tempo difficile che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo, di pandemia, tornare a rivedere tante persone, tornare ad emozionarsi per il bello è qualcosa che riempie il cuore. Grazie ai tanti orafi che hanno prodotto tanta bellezza, grazie alla manualità, all'artigianalità di ciascuno di loro, grazie alla capacità di saper innovare. La Toscana è proprio questo, nel suo segno distintivo, no? Radici, tradizioni che però volano sulle ali del Pegaso portandoci in esperienze totalmente differenti e innovative. E allora un grazie per questa mostra, un grazie per aver scelto il Consiglio regionale, noi saremo al vostro fianco per quello che sarà possibile e spero che questa sia solo la prima, no? Di tante iniziative da fare insieme in questa settimana che porta Firenze ad essere di nuovo capitale, capitale dell'arte, capitale della bellezza, capitale del sistema orafo. Questa è una parte importante perché raccoglie degli oggetti, una trentina di oggetti di una collezione privata tra le più prestigiose al mondo. E poi c'è un pezzo particolare che forse avete visto, che è del maestro orafo Giovanni Corvaia, che è un oggetto molto speciale che ha girato soltanto in pochissimi musei. Però in realtà la settimana ha un programma che coinvolge diversi luoghi, diverse istituzioni in città, a cominciare da qui di fronte in Palazzo Medici Riccardi, dove c'è la mostra principale, dove noi invitiamo per ogni edizione un gruppo di artisti selezionati in base al concetto di quell'anno. Quindi c'è un curatore che sceglie gli artisti da invitare. Da lì poi abbiamo un'altra importante mostra nella galleria di Palazzo Coveri, dove abbiamo ospitato i vincitori di un concorso internazionale, anche quello bandito da noi, organizzato da noi, dove ogni anno selezioniamo 5-6 artisti con una giuria internazionale, giovani emergenti. La maestria degli interpreti dell'oreficeria è stata sottolineata anche da Cristina Giachi, presidente della Commissione Cultura, che ne ha rimarcato la potenza evocativa. La Florence Week è una settimana di eventi, riflessioni, mostre sui gioielli. Sono molto contenta che la Presidenza del Consiglio regionale, il Presidente Mazzeo, abbiano accolto questa iniziativa e abbiano deciso di ospitarla in questi spazi del Consiglio regionale, perché il gioiello da sempre nella storia dell'uomo, dell'umanità, è il segno di
della nobilitazione del corpo umano e dell'onore che gli esseri umani tributano al loro corpo e al suo abbellimento. È una tradizione che è tuttora vivissima, piena di innovazione, piena di opportunità, anche di lavoro per tanti giovani artisti che in questa si cimentano. Oggi qui vedremo il meglio e vedremo l'espressione artistica di questa forma di lavorazione dei materiali, che in realtà è quella bellezza che arriva vicino a noi, perché il gioiello è quella bellezza che ciascuno può portare con sé, non vede solo nel museo ma può indossare.